Benvenuti in una nuova Career Battle! È domenica, nuova sfida, nuova Career Battle, nuove regole, ma lo sfidante è sempre lo stesso, Venom! Scegli me, va, perché sai che potrai battermi, ma oggi sono migliorato, oggi sono in Ultra Istinto! Ah, mamma mia, oggi ti sei superato allora, oggi sei in versione suprema, va bene. Sì, Ultra Istinto. Ci vuole questa versione suprema perché oggi, signori, cambiamo regole, le regole diventano ancora più difficili, infatti come potete vedere qui nello schermo, non abbiamo utilizzato, non stiamo utilizzando una squadra esistente, ma abbiamo creato la nostra squadra personale. La mia si chiama Giuse 360, quella di Venom, Venom la pippa. Così si Venom chiama FC, io volevo chiamarla Venom FC, me l'hai vietato. Però... no, è brutto, FC, qua bisogna essere diversi, perché facciamo sempre le stesse cose? Ma perché voleva dire Venom fai così, capito? Ah, Venom fai così, ah, bello. Regole nuove, signori. Allora, prima cosa, ruota a schermo. Abbiamo la ruota che contiene le migliori 36 squadre del mondo. No, capito, no, di nuovo quest'incubo. Sì, ma adesso è ancora peggio, perché noi andremo a fare 3 stagioni senza calciomercato in uscita, solo calciomercato in entrata. E prima di fare ogni acquisto, noi andremo a girare la ruota. Abbiamo a disposizione 5 acquisti per ogni sessione di calciomercato. Adesso ti spiego perché giocando diventa poi tutto più semplice. E secondo me è una variante di Career Battle veramente interessante. Speriamo, abbiamo 5. La rubo in caso. No, il cavolo, c'è il copyright. Abbiamo 5 giri per ogni stagione. Sono 3 stagioni, quindi 15 giri senza fare il calciomercato in uscita e con 200 milioni di budget di partenza. Io direi che possiamo iniziare, così diventa anche tutto più semplice una volta iniziata la sfida. Partiamo con la prima stagione. Prima stagione appena iniziata, questa qui è la squadra che ho davanti. Confermi che anche tu ce l'hai? Oh sì, vedo Hassan, Alkarni, Knezevic, sì. Sono loro. E adesso con un budget di 200 milioni dobbiamo fare il primo colpo di mercato. Allora, io prendo la ruota e vado ad effettuare il primo giro. La ruota in questo momento sta già girando. Per me o per te? E no, è per entrambi. Ed esce, attenzione, esce il Lille. A questo punto dobbiamo effettuare il primo colpo dal Lille, ma noi non ci diciamo niente. Ok, e se nulla. È lo stesso, che succede? No, se è lo stesso lo svincoliamo a fine stagione. Easy. Ah, no, come no? No, non è vero, ma ce n'è uno buono a Lille. Allora, ognuno può utilizzare una tattica diversa. Quindi, allora, tieni conto che vince chi fa più punti in campionato sommando poi i 3 punti dei 3 anni. Quindi non dobbiamo ambire a vincere la Champions. Però, stai attento, il modulo è diverso, Io ho il 4-2-3-1 stretto, non so tu che modulo hai, è tutto casuale. Ah, non possiamo cambiarlo? Volendo sì. Però i giocatori sono stati creati per questo modulo, quindi poi va è controproducente, capito? Beh, quindi io vado a fare un acquisto adesso e non ti dico chi è. Esatto. Ok, io ho scelto il mio, non ti do indizi, né sul prezzo, né sul ruolo, né niente. Ok, va bene, sì, ti sì, dico, anche io. Secondo me, anzi non ti dico niente, perché sennò poi, no, non ti dico niente, vediamo. Ok, io sto prendendo il primo giocatore, cioè anche io l'ho selezionato, e ti dico, il prezzo neanche te lo dico, anzi no, il prezzo te lo dico perché tanto me l'hai scelto, l'ho preso per 16 milioni, tu? Aia, io 19. No! Allora, facciamo il contrattino, poi a fine stagione ci diciamo tutto, perché ovviamente, non possiamo svincolarlo adesso, capito? Perché se adesso sappiamo che perdiamo il giocatore, ci muoviamo poi di conseguenza, quindi... no. Lo diciamo alla fine, capito? Quindi non hai preso David, ovviamente. No. Neanch'io, perché pensavo lo prendessi te. vediamo un po'. Va bene, dai, andiamo col secondo. A questo punto, secondo giro di ruota. Vai. La ruota sta già girando dopo il Lille. Vediamo un po' chi esce. Attenzione, Lipsia Porto, Lipsia PSG. È questione di millimetri ed è PSG. Ok, Kylian Mbappé, io lo dichiaro, io prendo Mbappé, vedete se vuoi fermarmi. Ma tu hai soldi per prendere Mbappé, scusa. Senti, lascia stare il mio mentalismo, dai, stai bravo. Ma poi soprattutto, abbiamo visto chi ci serve in questa squadra, pure stai prendendo a caso. Vabbè, ma abbiamo una squadra di scarsoni, 3 anni, vero, abbiamo da fare. Sì, 3 anni, sì. Okay. Io potrei prendere il fratello di Mbappé, cioè nel senso, chi te l'ha detto? Sì, ma è una pippa. Ho 3 nomi su cui puntare, il problema è che sono gli stessi 3 su cui punti te, io sono sicuro. Io posso dire, io dico una cosa, e poi tu non risponderai, secondo me tu prendi Donnarumma.
Donnarumma, perché tu sei sempre per i portieri. Ah, io non ti posso dire niente, non posso né confermare né smentire. Devo stare anche attento al budget, ma possiamo mettere in scambio i nostri giocatori? No, assolutamente no. Devo stare attento al budget, perché 200 milioni non sono tantissimi, anche perché poi l'anno prossimo uguale dobbiamo fare, vero? Assolutamente e sì, non poi ci dipende. 200 milioni. No, purtroppo no. Ok, interessante. Dovete essere sognata questa sfida, poi me lo spieghi. Mentre ti aspettavo che eri in palestra a far finta di allenarti, capito? Sì. Ti stavo aspettando. Allora, io ti posso. Sfida. L'hai già fatto il tuo. Io lo sto prendendo proprio in questo istante, quindi ormai ho scelto, non posso più cambiare. Ok, ti dico il prezzo. Vai. 70. Ah, ok, il mio no. Il Quanto mio costa il molto di meno. Circa 40 dovrei prenderlo. Ok, qua secondo me siamo tranquilli. Sì, no, dai, penso di sì. Vediamo che 40 più clausola del 5%. Secondo acquisto fatto. Io 70 spaccati, vai. Siamo pronti per il terzo giro, signori. Terzo giro di ruota. Vediamo un po' che cosa esce. Aston Villa, Tottenham, Manchester United è combattuta. E invece no, è il Tottenham. Ah, mamma mia, che storia. Io devo risparmiare, perché qua sono messo male. Anche io. Ho 100 milioni io adesso. Io 120 tipo. Te sei bello deciso qua. Allora, secondo me stiamo prendendo lo stesso, perché io sono bello deciso. Tu stai prendendo vicario, io lo so. Non ti posso dire niente, vicario. Cioè, non posso io lo so dirti che nulla. Stai prendendo vicario, io lo so. Ma io non sono in una situazione drammatica io, perché comunque poi non ho più soldi, però è anche vero che cosa me li tengo a fare se magari dopo escono robe scarse. Io ti dico che proprio in questo momento sto facendo l'acquisto, non ti posso dire la cifra finché tu non hai scelto il giocatore. E addirittura stiamo perdendo tempo, devo andare avanti 7 giorni. Pensa un po', io sto provando, vediamo quanto vogliono per lui. Vogliono 54 milioni. Sì, ma mi hai detto la cifra, quindi ormai non dovevo dirtelo. Vabbè, anche il tuo era quello. Tanto ormai non lo cambiamo, siamo onesti, quello che stavamo prendendo lo prendiamo. Esatto. Però siamo lì. Io l'ho preso, no. Quant'è che ti hanno chiesto? 54 e ho passato a 52. 51.9. E l'hanno chiesti? Sì, allora forse no. Vabbè, 51.9 di 100.000 di differenza sarà lo stesso. Vabbè, ormai è andata, ragazzi. Ormai quel che è fatto è fatto. Io l'ho preso. Terzo acquisto, ho pagato 52.3. Io 51.9 più clausola. Ma io non ho più soldi comunque. Io ho 83 milioni ancora. Io ne acquisti. Ho 47, vai. Allora, se non me li fai svincolare, sta vedendo una bella squadra, te lo dico. Sì, no? Quello è il problema. Che forse li svincoliamo entrando. Non si sa. Ruota schermo per il penultimo giro. Io ho ancora un bel po' di soldi. Quindi un colpicino importante lo potrei fare. Vediamo. Barcellona, Real Madrid. Attenzione, forse c'è anche l'Atletico. Real Madrid. Non c'ho soldi, ma non c'ho soldi per il Real Madrid, io. È vero. Quindi io posso giocare su questo, sul fatto che tu non hai soldi e certi giocatori non li puoi prendere. Io più ho Toni Kroos. No, costa troppo pure Kroos. Ma non posso prendere nessuno. Devo prendere la primavera. Ma costa tutti troppo. Che situazione. Guarda, mi gioco l'ultimo acquisto io proprio. Però no, non posso dare niente in scambio, hai detto, vero? No. Me lo brucio sto acquisto. Non me lo puoi dire, scusa. Vabbè, tanto non prenderei mai Joselu, dai. Ah, ok, vabbè, no, Joselu non lo prendo, quindi capito, vabbè, no, dai. Prendo un altro. Sicuramente non lo prendi te, ecco, vai tranquillo. Perché lo stai dicendo? Io sto prendendo un giocatore abbastanza esotico, Ma no, ma non lo prendi, al 102% non prendi lui. Fidati. Ok. Posso dirti il prezzo, tanto ormai hai scelto? Sì, ormai ho scelto. 12 milioni. Ah, ok, vabbè. Perché non lo prendi. Ok. No, perché io ho appena preso uno per 25, quindi non mi sono esposto, 25? Ecco. Sì, hai preso Dani? No, non ho preso lui. Hai preso Lunin? No, neanche lui. Basta, non ho voglia di tentare a indovinare. Sì, ok, anche perché non lo indovino. In realtà 25 milioni non è che ce ne tanti, lì. Vabbè, dai, è un giocatore che è abbastanza esotico. Ma è titolare al Real Madrid? No. Okay. Vai, ultimo. Io ho ancora 30 milioni. Ultimo giro, signori. Quinto e ultimo giro di ruota della prima stagione. Allora, vediamo un po'. Arsenal, Liverpool, Manchester City. Ma non c'ho i soldi, ma dai. Ma non c'ho i soldi, dai, Giuse, non vale. Madò, cosa sta uscendo? Ma riapriamo tutto, ti prego. Ma tu stai vedendo chi ti serve quando stai facendo gli acquisti? Più o meno, sì, dai. Ok, no, perché io, cioè, porca miseria, sto comprando un po', non dico a casaccio, ma poco ci manca. Giuseppe, dopo se vedi cosa ho fatto io non posso comprare nessuno, cioè, non devo prendere un giovane. Quanti soldi hai? 30 milioni. Ok, io 50.
Tu con 50 qualcosina puoi fare. E c'era Doku che era molto bello, ma lo sto appena scrivendo io. Però lo stavo proprio scrivendo adesso, sì, però non so, non so se riesco a prenderlo, sai, perché boh, vediamo. Io non posso prendere nessuno, prenderò un giovane a caso. Ma vedi magari uno che ha un buon potenziale. Io provo con 40 milioni più clausola, vediamo se accettano. 44 l'ho preso proprio a giusto giusto, mamma mia. Vediamo, ma io sto prendendo uno che, vabbè, te lo dico, tanto tu hai preso cosa. Io sto prendendo, no, vabbè, aspetta, vogliono 700.000 euro. No, aspetta, termino trattativa. Stavo prendendo Kaiki perché mi sembrava valido, ma mi sa Kaiki, grande, l'ho avuto nella carriera. Giocatore eccezionale, mamma mia. Un mostro. Che in 3 anni non cresce abbastanza, vero? No. Un mostro. Non ricordo, l'avevo messo a T. Era un mostro. Puntiamo su Oscar Bob. Oscar Bob, grandissimo, anche lui. Anche lui? Conosci forte. Tutti. No, è giovane, è carino. Vediamo quanto vogliono per Oscar Bob, aspetta. Olè, 3 milioni, però vogliono un mio giocatore di scambio, devo toglierlo. Facciamo, capito, 5 milioni? Dai, vediamo, sono generoso. Ma mi ha fatto un danno, io ok, preso Oscar Bob, io ci sono, Giuseppe. Ok, ci sono anche io. Adesso cosa facciamo? Dobbiamo mettere tutti i giocatori titolari, quelli che abbiamo acquistato, ovviamente, e dobbiamo dirceli. Aspetta un attimo che faccio il contratto a Oscar Bob. Secondo me guadagna... aspetta, vediamo quanto chiede Oscar Bob. 14.000 euro a settimana. Oh, guarda che Oscar Bob vuole vuole i soldi. Ma sono 60.000 euro al mese. Oh, ma quando li guadagniamo nella vita noi? In una vita li guadagniamo questi soldi, Giuseppe. Oh, l'hai sottovalutato, Oscar. Vabbè, ok, vai. Oh, 68 di overall. Vabbè, me l'accollo. Vai, devo mettere i titolari? Allora, sì, mettiti i titolari. E poi dimmi rapidamente i 5 che hai comprato. Allora, sei sicuro? Sì, vai. Allora, diciamoci di squadra per squadra. Allora, io ti dico che dal Lille ho comprato Yoro. Non ci voglio credere. Anche te io. Hai comprato Yoro. Porca, ma era ovvio. Di quella miseria. Era ovvio, lasciamo perdere. Dio mio. Allora, aspetta, andiamo su Yoro e lo svincoliamo. Vabbè, aspetta, diciamoci tutti, così capiamo chi svincolare. Ah, così svincoliamo tutti in un colpo solo. Sì, esatto. Poi, guarda, tanto vado su quelli sicuri che non hai preso te. Ok, aspetta, che vado su cronologia. Ok, vai. Real Madrid, Nacho Fernandez. Ok, io ho preso Arda Guler. Lo sapevo. Poi City, Bob. Va bene, io ho preso Doku. E ora due rischi. PSG, Hakimi. Emery. Ok. Buono. E questo secondo me l'abbiamo preso uguale. Udoji. Vicario. Io ho preso Vicario. Ok, dai, meno male. Sì, però hai fatto, si è mosso meglio te. Quindi Yoro che dobbiamo fare? Yoro lo prendiamo e lo svincoliamo, easy. Ok, ora cosa facciamo? Pieni di crescita, andiamo a fine stagione. Esatto. E poi vediamo chi fa più punti. Abbiamo appena finito la prima simulata 31 maggio 2024. Io primo giugno, ho barato, primo giugno. Cos'è che hai fatto? Primo giugno? Io sono il primo giugno. Squalificato. Squalificato. Mamma mia, che brutto. Mamma, ho visto la classifica, piango io. Allora, io devo dire che mi aspettavo di peggio, vabbè, ma non sei nelle prime 4. No, nelle prime 4 no. Però vabbè, tu sei nelle prime 10. No. Oddio, dove sei? No. Dimmi, dodicesimo. Dove sei? Dodicesimo, con quanti punti? 47. Ok, io ottavo. Aia. Con 56 punti. Vabbè, niente di perso. No, un bel distacco. Quindi tra devo scrivere sono il molto punteggio contento. Intanto? Sì, scrivi il punteggio a schermo, adesso lo aggiorno anche io, 56 io. E io sono molto contento perché il mio Doku è arrivato addirittura ad 86 e anche Vicario, il mio Udoji 87, anche Efo. Udoji e Hakimi 86 tutti e due, e Bob quello scarso nella 75, quindi ha preso più 7. Ci sta. E poi il mio capocannoniere è un norvegese, è Johansen. 23 gol. Mamma mia, aspetta, te lo dico anch'io. Abrosa, statistico, linea per gol. Mamma mia, 13 gol il mio migliore, un CC. Mamma mia, gli attaccanti non segnano, non ci sono da te. Ma mo li prendiamo. Però dai, belle cresci, sono contento. Anche io, il percorso continua, andiamo avanti con la seconda stagione. Seconda stagione appena iniziata, budget 213, tanta roba, Io ho 195, ho guardato adesso, quindi... Vai. Mamma mia! Altri 5 allora, vai. Altri 5 acquisti, vamos! Veloce, prima squadra, adesso il livello si alza, quindi in teoria io si alza anche il livello. Perché Nacho se n'è andato, però vai. Monaco! Il problema è che non possiamo più prendere i giovanissimi, perché le stagioni sono solo più due. Bisogna stare attenti a non prendere gli stessi, perché qui ce ne sono pochi. Io devo ricordarmi che hai preso te prima per i ruoli, così bravo, sono sicuro anche che io non li prenderai. Anche io, infatti io sto prendendo questo proprio perché mi sa che tu hai preso già un giocatore in questa zona. Ma perché il Monaco non ha un portiere? Scusami un attimo, ma chi è Radol Majecki? Ma no, chi prendi te? Eh...
Sono in crisi, sai che non so chi prendere. Io provo a prendere questo giocatore qua mettendo il portiere come contropartita. Vogliono 30 e non te lo dico. Ho accettato, preso. Dai, anch'io lo sto facendo, lo sto prendendo. Tanto mi hai detto 30, ormai io non posso più cambiare. Ti dico quanto vogliono perché gli ho appena fatto l'offerta. 52, ok, non è lo stesso. Ok, va bene. Stesso. Dopo ce lo diciamo. Vai. Io direi che l'ho preso, puoi già andare con la ruota intanto. Ok. Fammi sapere. Sì, preso anche io, appena fatto, e il contratteno. Secondo giro di ruota, dopo il Monaco, abbiamo incredibilmente il Newcastle. Bei nomi al Newcastle. Ma Sandrino Tonali l'ha rimesso, no, vero? No, ancora no. Ma sai che mo c'è un altro problema, non so se hai visto. Voglio disqualificare per qualcosa, non ho capito per cosa, però vabbè. Ma sempre... Ma non ho capito, però vabbè, poverino. Allora, Newcastle. Mamma mia, poi ci sono nomi esotici, perché poi sono cambiati alcuni nomi, eh. Il mio Newcastle ha Gerard Moreno davanti, te lo posso dire. Mi vuoi dare un indizio su chi vuoi prendere? Vado sulla sicurezza. Te lo dico, tanto non lo farai, io prendo un portiere, quindi siamo tranquilli qua. Ok, vabbè, io comunque non potevo già più cambiare perché lo stavo già prendendo. No, ma tanto non avresti preso un portiere, visto che ce l'hai già un portiere te, quindi... Esatto. Tra l'altro non possiamo mettere le contropartite, quindi ricordati, esatto. Sì, me l'avevano proposta, l'ho annullata la contropartita, ok. Bravo. Io per 65 milioni ho preso il secondo giocatore. Hai preso Brunelleschi Guimaraes. Ci sta. Non ti posso dire né ma sì. Ma chi devi aver preso? Ma tanto io ho preso il portiere, ti ho detto, quindi vabbè. No vabbè, ma non è lui. Per dopo, giusto. Perché per dopo potremmo farci condizionare dai ruoli rimanenti. Giusto. Ok, ma comunque sappi che non è lui. Ok, hai preso il compagno. Vabbè, non importa, vabbè. Vai. Andiamo allora con il terzo. Con il terzo giro, terzo acquisto. Vamos. Di questa stagione. Attenzione Milan-Juve, Juve. Chi si prende la Juve, mamma mia. Allora no, io devo capire un attimo chi mi serve, perché sto acquistando. Capire chi ci serve, quella è l'idea. Sì. Vabbè, qua c'è molto rischio che prendiamo lo stesso, te lo posso dire. Molto rischio che prendiamo lo stesso. Perché tu chi stai? Non ti posso. Però molto rischio, ti dico solo questo. Sì. Tra l'altro io mi giocherò tutto sulle prime quattro di nuovo e poi prenderò un giovane dall'ultima. E ci ho già detto troppo. Io potrei rischiare. Ma tu hai preso uno bello potente, no? Sì. Ce ne sono due belli potenti, vediamo come va. Ok, allora vado. Ho scelto. Adesso non posso più cambiarlo. Lo vado a prendere. Non sta tardo, non so neanche se ho i soldi per prenderlo. Giusto, forse ce la faccio. Sei preso quello bello potente. A posto. Sì. Così se devo scattarlo, almeno lo scarto come si deve. 90 milioni! Preso. Ok, no, non è lo stesso. Bene. No, hai preso Dusan, bene. Non è lo stesso, cavolo. No. Sei sicuro che non è lo stesso? Io ho preso Federico. Ah, ok, va bene. Io ti dico solo che non è Dusan a me, però. Chi è 90 milioni? Ma uno che non era la Juve, magari. All'inizio. Non ti posso dire niente. Magari è Chiesa. Non ti posso dire niente. Ti dico solo che non è Vlahovic. Scadenza, Chiesa. Vabbè, vai. Niente. Penultimo giro di ruota. Penultimo acquisto. A parte che ho finito i soldi, non so Oddio. Tu. Ma allora che stiamo girando a fare? Facciamone 4, dai. Napoli, facciamo 4. Napoli. A filo con la Fiorentina, ma è Napoli. Tanto per prendere un giovane a caso che non cresce, facciamo 4, dai. Va bene. Ma io sono senza. No, io non ce la faccio più, Giuse. Io non ce la faccio più a fare queste sfide con te. Perché? Scusa. Ma io posso prendere un giocatore che adesso è al Napoli, ma non era al Napoli? Certo, sì, basta che gioca adesso. Mi è andata molto bene, te lo posso dire. Sì. Dai, no, sempre la solita fortuna di tu. Cioè, vabbè, bene, mo esageriamo. Però, sì, diciamo che poteva andarmi peggio. Sì, ma io ho 5 milioni, quindi non io il colpo non lo faccio. 5 milioni hai? Sì, non lo faccio il colpo io, fallo solo tu, va bene così. Non lo prendi? Non lo prendo perché poi bisogna fare gli obiettivi, rischio di non farcela, quindi non compro nessuno. Io sono contento di quello che ho fatto. Allora quasi andiamo anche col quinto giro, dai. No, basta, te l'ho già concesso uno. A me sono rimasti 18 milioni, 18 milioni? Vabbè, se quello facciamo. No, anch'io è meglio che li tengo per fare cose, se no rimango a zero. Va bene. Allora andiamo su cronologia trasferimenti, club e... Ah, io allora... prima te li ho detti dalla rosa, va bene uguale? È uguale, verrei solo bannato dal mio canale, tranquillo. Meno male, non devo più fare video con te, sì. No, anzi, allora sei costretto a registrare tutti i giorni con me. Questa è la giusta punizione. Io ho fatto... Vai, dimmi. Io ho fatto 3 acquisti. Te li dico rapidamente, proprio, poi tu mi rispondi. Però ti voglio dire solo che ho preso dal Napoli, io. Perché tu non l'hai preso. Dimmi. Io ho preso Varane. Varane, dai, che botta di fortuna. Sì, vabbè. Vai, dimmi. Allora, io dal Newcastle ho preso Isaac. Dalla Juventus ho preso Bremer. Dal Monaco ho preso Vanderson. Bello, siamo salvi. Io ho preso Pope, Varane, Chiesa e Balogan. Ok, bello. Ci sta.
Ok. Siamo salvi per una stagione, siamo salvi. Allora, devo dire che la squadretta è molto interessante adesso. Devo dire di no. No, veramente. No, per niente. Però, vabbè, si può ancora migliorare, ecco. No, certo. Però abbiamo solo un'altra stagione poi, eh. Vabbè, meglio di niente. Dai, andiamo a far tutto e ci vediamo alla fine. Che ti devo dire? Va bene, obiettivi e ci vediamo alla fine. Seconda stagione appena terminata, io ho chiuso con 3 vittorie consecutive e 3 pere date al Milan addirittura. Io ho chiuso con 19 vittorie totali. Anche io 19 vittorie. Ah, ok. Tanti pareggi. Cavacca, quanti pareggi hai fatto? 11. Io ho 8 pareggi. Ok, quindi ho più punti. Io ne ho 78. Io 65. Accorci. Corto, io sono andato male, porca miseria. Pensavo meglio, perché la squadra è veramente interessante. Perché faccio la mia. Il calcolino, perché guarda che qua la situazione. Io sono a 115, Giuse. Porca miseria. Ho appena aggiornato il mio. 121. È combattuta, eh. È combattuta. Ma io sono deluso perché la squadra è veramente buona, cavolo. Si è fatto male il mio terzino Robertson, infortunato. Forse per questo motivo che ho perso qualche punto per strada, però. Cioè, io a livello di velo sono messo bene. Doku 89, Isaac 87, Culero 85. Ma ciò che conta è che te non hai Giulio Esposito che ti ha fatto 17 gol. Ah, è quello, e allora chi è Giulio Esposito? Ma che ne so. Isaac 32 gol in 39 partite. Va bene. Ma in che posizione sei arrivato tu in campionato? Quarto. Quindi tu hai la Champions. Io sono arrivato non è settimo. Non è un bene, però. Io c'ho l'Europa League. Dai, dammi un conference, bonus. Quindi... Se vinco, però io ti dico una cosa, se arrivo sotto di punti ma vinco la Champions, ho vinto io. No, il cavolo, cioè non puoi cambiare. Ma tanto non la vinco. Scusami. No, ormai abbiamo detto così. Mi spiace, non puoi cambiare. Andiamo con l'ultima, allora, che ti devo dire. Andiamo. Terza e ultima stagione. Tanto deciderà il popolo. Fidati che se vinco la Champions sono il vincitore morale. No, ma non è corretto. Vabbè, va bene. Dai, intanto pensa a vincerla, poi vediamo. Sì, infatti, dai. Terza stagione, questa volta però solo 3 acquisti. Oh, mamma mia, va bene. Terza stagione con 214 milioni di budget. Tu Venom? Venom ne ha 700. Beh sì, il cavolo. 197, ci sta. E allora vai. Andiamo subito con il primo giro di ruota della terza stagione, il terzultimo giro della challenge. A Roma Atalanta. Magari c'ha qualcuno di buono però preso nel tempo. Sì. No, te lo spoilerò, no. Vabbè, magari a me sì, che ne sa. Da me no. A me servirebbe un giocatore specifico che effettivamente c'è nell'Atalanta. Però ed è anche molto interessante. Forse non l'hanno venduto. E sai che invece da me c'è quel giocatore specifico. Io ho capito chi vuoi te. Io spero che da te l'hanno venduto, perché voglio provarci. Da me l'hanno venduto, sì. Ok. Io ti dico. No, non te lo dico in che ruolo sono scoperto. Anche se sei stato attento, dovresti saperlo. No, non sono stato attento, mi dispiace. Ok, io comunque ho fatto il mio acquisto. 40 milioncini. È vero. 40 milioncini. Sì, tanto qua ormai sono diversi gli overall, tutto quanto diverso. Quindi, anche se ci diciamo il prezzo. No problem. Ok. Allora guarda, io vado su un giocatore che è abbastanza interessante. Anche il contratto in scadenza. Metto il portiere come contropartita per sapere il anche prezzo. Anche il mio è in scadenza. Vabbè, ma non è questo, vai tranquillo. Perché io l'ho pagato poco. 11 milioni. Vabbè. No. Magari tu non è cresciuto, il mio sì. No, certo. Però io l'ho preso perché in realtà mi serviva un giocatore in questa posizione. E non volevo spendere soldi. Metti caso che esce tipo un Real Madrid. Voglio tenermi comunque la cartuccia da sparare. Io ho preso un 83, togli. No, va bene. Il mio non c'è neanche l'overall, quindi sarà sotto l'80. Bene. Secondo giro di ruota, il penultimo giro della challenge. Vai. Dopo l'Atalanta esce insomma, stiamo chiudendo un po' così. Vai. Il PSV. Vabbè, quello che abbiamo costruito nei primi anni viene portato a termine. Devi essere stato bravo. Ok, però io ho bisogno esatto. Per rubare un po' devo vincere la Champions. Ma non c'è nessuno al PSV, ragazzi. Ma non posso comprare Lozano, zii, dai. Io non compro nessuno. Vabbè, sì, puoi anche decidere di non comprare nessuno, eh. Vabbè, sì, dici, mi tengo tutto per l'ultima sperando che esca una buona. Esatto, in teoria sì. Ho capito, però, mamma mia che situazione al PSV. La situazione qua è critica anche per quanto mi riguarda, eh. Vabbè, uno lo compro, perché non si sa, ma uno scarsone compro, cioè, non è che... Io l'ho trovato, è un giocatore, no, è troppo importante, porca miseria, non posso neanche prenderlo. Chi era? Tanto Verman. Io ti dico, volevo prendere Verman anch'io, però sono già coperto lì, quindi no. Ok. Vabbè, allora io non prendo nessuno, cioè potrei prendere tipo una pippa che costa un milione, ma non fa niente. Guarda, io non ti dico che ho preso per il ruolo, però ti dico che ho preso uno alla fine da 40 milioni. Pensavo fosse uno scarsone, invece se costa 40 milioni non sarà così male. Certo.
Va bene. Io ho 116, te lo dico. 116 milioni? Ok, io 199, io non ho fatto niente. Vado con il terzo spero giocatore. Spero che sia una squadra brutta allora. Acquisto. No, io devo sperare una big, vediamo. Chelsea. Qualcosa potrebbe esserci, sai? Sì, allora, a me serve quel giocatore lì, cioè, perché è un giocatore che fa la differenza e le persone lo stanno vedendo, anche tu se sei attento. Qua c'è Enzito Fernandez, ma a me non serve a niente Enzito Fernandez. Forse serve a me, chi lo sa. Può essere di sì, come può essere di no. Vado su di lui e sì, me la rischio. Spero che l'hai preso anche te, così ti rovino. Porca miseria, allora aspetta, vediamo se c'è un giocatore. Aspetta, ma tu chi hai preso alla fine? Tu quanti soldi avevi tu? Ma non te lo dico, sei stato attento, lo sai. Non te lo dico più, non è che posso dirti tutto qua, Ok, allora prendo questo perché costa tanto per te, quindi non te lo puoi permettere. Questo è solo per chi... Allora, ne sto prendendo uno che lo volevo prendere, ma mi hanno chiesto troppo, purtroppo. Ok, io l'ho preso, madonna mia, vabbè, questo è impossibile che lo prendi tu. Cioè, ormai non possiamo più cambiare, giusto? Tu hai già scelto? Se riesco a prenderlo, ho già scelto, se no dovrò cambiare, ecco. Quindi, ok, ce l'ho fatta, però ti dico, sono rimasto proprio senza budget per il contratto, quindi vediamo se riesco, te lo dico. Ok, va bene. Prende 210, io ho 176 da offrirgli. Attenzione, lo scopriremo a breve. Accetta tutto, te prego. Oh, mi chiede 125, bene, a posto, chiuso. Preso, e quanto hai speso? 107 milioni. Ok, io ne ho presi 150, per Enzo Fernandez. Io ho preso un Kunku. Bello, un Kunku, ci sta. Ok, ci quindi sta. Andiamo a dirci tre acquisti, fratello. Allora, sì, io ho appena messo in campo il titolare. Sì, io ho preso Enzo Fernandez e poi ho preso Soppi dall'Atalanta. E sì, lo metto titolare, che è un 76, e tolgo il 78 perché ha poco potenziale. Ok, va bene. Io sto valutando che ho preso un Kunku dal Chelsea e ho preso Ederson dall'Atalanta e ho preso Pepi dal PSV. Va bene. E allora facciamo tutti quanti i piani di crescita, facciamo gli obiettivi e ci vediamo alla fine. È tirata, il punteggio è molto simile. Ci vediamo alla fine. Terza stagione appena terminata e mio caro Venom, io sono arrivato a giugno perché avevo la Conference League. L'ho vinta 4-0 battendo il Monaco in finale e incredibilmente il Sassuolo in semifinale. Io non ho vinto la Champions, ti posso dare questo dettaglio. Godo, posso godere, te lo posso dire che godo. Ci sta. Però Balogan 33 gol, parliamone. Addirittura, te lo dico subito quanti gol ha fatto il mio Isaac. 33, incredibile. Okay. Andiamo a vedere il campionato. Posizione? Io sono il numero uno. No, amico mio. Ma perché non vinco manco una sfida con te, mamma mia? Posizione? 4. Come il nostro voto in matematica. E punti? 104. Quanto? 104. Sì, 104. Il cavolo, quanti punti hai fatto? 107. Sì, buonanotte. Ragazzi, buonanotte. Io ne ho fatti 84 e se la calcolatrice non mi inganna, il totale è 205. Io ne ho fatti 91. Ancora, continui a sparare nome. Che stai giocando? A tombola stai giocando. Quanti hai fatto te? 205 e 206. Ah, 206, certo, come no. Io aggiorno in diretta il punteggio che metto qui a schermo. Mettilo grande, così messo, lo facciamo vedere. L'ho messo. Quanto hai? Quanto 300. Hai tu? Quanto? 300. Sì, 300. Buonanotte. Sì. No, scherzo. Ho fatto 193, Giuse. Però c'è scritto 300 nel mio cuore. Quindi va bene così. Ho vinto io allora, 300 punti. E allora, signori, io vi ringrazio per aver visto questa challenge. Lasciate grazie un bel mi piace. E domenica prossima. 300. Ciao. Career Battle. Ciao, ragazzi. Ciao.